Buon pomeriggio dal Millennium, quarti di finale del torneo Uniliga, si affrontano Crystal Palace e All Blacks. Non è in direzione di Sannino, tra due avversari, Sannino tenta di andarsene, non subisce fallo secondo l'arbitro, Caparbio tenta la conclusione che impegna in qualche modo il portiere che devia la sfera in calcio d'angolo. Di punizione per gli All Blacks, il tiro in area di rigore da parte di Palmese, respinge l'estremo difensore di Crystal Palace. Difesa che poi serve De Fazio. De Fazio per acconcia gioco, il pallone in direzione di Murat che carica il destro, il pallone alto sopra la traversa. Castriota per Palmese in area di rigore, Palmese spunta l'avversario, carica il destro, il grandissimo intervento dell'estremo difensore. Rubino, lancio per acconciagioco di prima per Murà, il pallone arriva ancora ad acconciagioco in area di rigore, acconciagioco, il portiere riesce a evitare il gol dell'1-0. La rimessa in direzione di Palmese, arriva in qualche modo la sfera a Mazzarella, il traversone in area di rigore, Scognamiglio si gira, il pallone finisce alto sopra la traversa, bellissima azione questa da parte degli All Blacks. Il pallone ancora per Castriota, il lancio lungo, il pallone sta per finire in fallo di fondo. C'è più tempo, su questa azione si conclude il primo tempo e il punteggio resta sullo 0-0 al termine della prima frazione. Cominciata la ripresa, si riparte dal punteggio di 0-0 tra Crystal Palace e All Blacks. Rimessa battuta lunga in direzione di Scognamiglio, inciampa sul pallone Rubino. Passaggio in direzione di Palmese che però è costretto a spostarsi la palla sul sinistro e trova il gol dell'1-0. Passaggio in direzione di Scognamiglio. Siamo nella tre quarti Crystal Palace. Il tiro, la respinta da parte dell'estremo difensore che smanaccia via. Ex Castriota allarga sulla destra in direzione di Palmese che entra in area. Palmese 2-0 e doppietta di Palmese che con il sinistro trova l'angolo alla destra dell'estremo difensore che nulla ha potuto. Punizione Crystal Palace, il tiro e la parata dell'estremo difensore All Blacks che tiene rinchiodato il punteggio sul 2-0. Il tiro, la parata, però il pallone finisce in gol. Partita riaperta da De Fazio. Questa bella conclusione che ha piegato le mani dell'estremo difensore. Mannato per Scognamiglio che non può intercettare la sfera, concia gioco, salta il difensore e poi tenta questo tiro che viene respinto con i piedi dal portiere. In area di rigore, colpo di testa di Esposito. Murano non riesce a deviare. Poi defensa dal limite dell'area. Il calcio, il tiro finisce fuori di pochissimo. Esposito, il traversone in mezzo, esce con i pugni il portiere. Pallone che arriva in direzione di Palmese che si allunga la sfera. Non c'è più tempo su questa azione. Finisce l'incontro. Vincono gli All Blacks 2-1. Importante risultato in vista del ritorno. Linea alle interviste. Siamo qui dall'area interviste del Millennium. La partita della Crystal Palace All Blacks si è appena conclusa con la vittoria All Blacks per 2-1. Mattatore è stato Palmese, autore di una doppietta. Palmese, una partita combattuta. Siete riusciti a portarvi sul 2-0. Poi c'è stata una grande sofferenza, soprattutto dal momento in cui gli avversari sono rimasti in 10. Che cosa è successo in quei minuti in cui avete sofferto? Purtroppo nelle ultime partite siamo un po' sfortunati, cioè. In realtà siamo abbastanza distratti, prendiamo munizioni, siamo andati in difficoltà perché comunque con lui in meno è difficile giocare, però alla fine va bene così il risultato. Va bene, un risultato importante in vista del ritorno. Peccato per il gol del 2-1 che ha parzialmente riaperto i giochi. Sì, ma purtroppo l'attaccante non ha fatto un bel gol e il portiere non riesce a prenderlo. Comunque, come ripeto, il risultato va più che bene, visto che eravamo rimasti in meno. Palmese concentrato in vista della gara di ritorno, lo lasciamo andarsi a fare la doccia, dall'area interviste del Millennium è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi.